Dopo 3 anni riparte la battaglia per la reperibilità notturna alla pediatria di Faenza. La riorganizzazione dell'Aus Unica della Romagna ha infatti riportato in città per la terza volta in poco più di 12 anni il problema di mantenere o meno un pediatra disponibile di notte in caso di emergenze, scatenando le preoccupazioni di molti genitori che oggi si sono ritrovati all'ospedale di Faenza per protestare mentre era in corso una riunione organizzata dalla dirigenza dell'azienda sanitaria per informare il reparto faentino della nuova organizzazione che partirà da mercoledì. Insieme ai genitori, anche Lega Nord, Movimento 5 Stelle, Forza Nuova e Partito Democratico, perché se da una parte viene contestata la decisione di sospendere nuovamente la reperibilità, dall'altra colpiscono anche le modalità utilizzate dal direttore generale dell'AUSL, Marcello Tonini, che senza avvertire le istituzioni locali ha indetto la riorganizzazione, notizia che poi dal reparto di pediatria è stata diffusa ai partiti e allo stesso sindaco, il quale era riuscito ad ottenere un incontro con la dirigenza per domani, salvo poi essere scavalcato con la riunione di oggi pomeriggio. Guarda, a lungo sta succedendo questo, cioè a Faenza, cosa... Tonini ha detto, guarda, sto valutando la soluzione, sto cercando una soluzione, io non sentivo quello che diceva il sindaco e non quello che mi si diceva dall'altra corrente. Giovanni gli ha detto, guarda, su quella vicenda Faenza già un anno fa, adesso non mi ricordo, 2 anni fa, ha raccolto 13.000 firme, quindi c'è, come diceva la signora, anche il tema di altre comunità che gravano sul nostro bacino. E quindi ha detto, va bene, ci vediamo. Giovanni ha fatto chiamare dalla sua segreteria Tonini, gli ha fissato l'appuntamento per domani pomeriggio. Quindi tra persone, cioè quando ti si dà una parola io rimango alla parola. Dopodiché eravamo assieme, c'era lui, c'era il sindaco, non mi ricordo quando, poi tu hai il messaggio con le tue pericole, dall'ospedale c'è qualche infermiera, ha iniziato a scrivergli ad entrambi dicendo guardate che ci hanno convocato per questa riunione, perché il sindaco ha ricontattato, io immagino, la direzione dell'ospedale dicendo ma come? Martedì 11. Del merito, no? Sì. Che penso che anche qui, cioè, abbiamo fatto tutte delle battaglie, anche il Consiglio Comunale, però ancora prima nel metodo è sbagliato, perché tu non puoi, cioè senza, presenti un piano, poi dopo incontri il sindaco. Esatto, senza consultare il sindaco, che è l'autorità sanitaria sul territorio. Presenti un piano e dopo lo presenti. Passano gli anni, ma siamo di nuovo da capo. Come comitato, come ricevete questa notizia della pediatria? Ah, riceviamo invecchiati di 12 anni, quindi così un po' esterrefatti nei modi in cui questa cosa è accaduta e anche un po' colpiti del fatto che si ritorna sempre lì, insomma, e quindi i cittadini sono così un po'. Sicuramente poco ascoltato. Voi avete fatto la vostra battaglia, avete raccolto le firme, eravate riusciti ad ottenere il blocco della chiusura della pediatria notturna. Oggi ha fatto un appello. Mamme, portate avanti questa battaglia. Beh, sì, certo, cioè in 12 anni sono successe tante cose per la pediatria, ma anche nelle vite personali, per cui le persone hanno preso degli impegni, non è che ci si trova tutti i giorni per la pediatria, ecco, per cui l'invito è di passare il testimone a qualcuno. Secondo lei questa volta ci saranno margini di manovra, viste le esperienze passate, oppure no? Io purtroppo sono una lottatrice, ma sono sempre pessimista, quindi vabbè, mi auguro il meglio, che comunque si riesca a giungere a delle soluzioni che rispondano ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie. Intanto la decisione di chiudere il reparto ha già fatto partire in regione 2 interpellanze a firma Lega Nord e Partito Democratico, Andrea Liberani e Emanuela Rontini, che si aggiungono alla terza di Mirko Bagnari, sempre PD, per l'analoga situazione vissuta dall'ospedale di Lugo. Federico Lega, per Faenza Web TV.